Quinto risotto di sedano rapa alla funghi fiferi alla maggiorana, calamaro grigliato affumicato all'erba. Calamaro pulito, si taglia da un lato, si apre e si incide con un coltello a piccoli rotoli. Questo serve per far rotolare bene il calamaro in tutto. Il burro va messo esclusivamente a petto la fetta, perché sennò appendola troppo calda brucia e non abbiamo più la rotola aromaticità che ci porta in giro. Mettiamo giù la brunoise di sedano rapa, sì. Facciamo andare un po' così friggere il burro e aggiungiamo a questo punto la panna. Aglio, casseruola, funghi a bruna tagliati a pezzetti, maggiorana, l'olio è caldo, aglio che frigge, aggiungiamo i funghi. A questo punto abbiamo i vari ingredienti pronti, i funghi cotti, il sedano rapa pronto, il calamaro grigliato. Passiamo alla affumicatura del calamaro. Prendiamo la padella di ferro a far bruciare l'erba, mettiamo erbe tipo rosmarino, il timo, ho messo anche la radice dell'erba, per cui non solo le foglie. Gesto, ma cucciolo. Accendiamo la fiamma, abbiamo scaldato le erbe sulla padella di ferro, le finiamo di bruciare con la fiamma del bruciatore. Si sviluppa un fumo aromatico. Vedete? Mettiamo la griglia, la mettiamo sopra la padella, mettiamo su così. Lasciamo andare per qualche minuto, secondo il tipo di affumicatore che vogliamo, più o meno potente. Qui sotto si sta sviluppando il fumo che fa l'affumicatore del pesce ancora qui. E possiamo passare al completamento del piatto. L'ultimo passaggio, mettiamo i funghi sotto. Vedete, sembra proprio un risotto.
piatto pronto, mali e molti. Veramente sta affumicando una cosa pazzesca.